Ariete 2020, vediamo un po' le opportunità e le situazioni che caratterizzeranno la vita dell'Ariete. Mi baso sull'oroscopo di Barbara Goldsmith, che è un'astrologa che fa video in inglese, quindi ho preso appunti e ho preparato un riassunto di quello che è, diciamo, il percorso dell'Ariete nel 2020, opportunità, sfide, eccetera. Allora, il 2020 è un anno particolare per tutti, è un anno di grande cambiamento, ci sono sei eclissi anziché quattro, che normalmente in un anno ci sono quattro eclissi, per cui vediamo subito i momenti salienti del 2020. Le eclissi per l'Ariete interesseranno soprattutto la quarta casa e la decima casa, quindi la quarta casa è la casa del focolare domestico, della famiglia, della vostra sicurezza, insomma. E invece la decima casa riguarda il vostro contributo nel mondo, quindi potrebbero essere situazioni anche lavorative. Comunque siete voi in rapporto al mondo. Allora, iniziamo subito a vedere cosa succede a gennaio. Il 10 gennaio c'è un'eclissi di luna in cancro, quindi nella quarta casa. Vuol dire che forse state pensando di trasferirvi o che avrete l'opportunità di trasferirvi, quindi ci può essere un trasloco, un cambiamento di città o addirittura di stato, proprio di paese, oppure comunque sta arrivando qualcosa nella vostra situazione di vita familiare. Poi il 12 gennaio, un'altra data significativa, perché troviamo Saturno e Plutone insieme nella decima casa. E questo può avere un impatto sulla carriera, soprattutto dovrete porvi una domanda, cioè come vi ponete nei confronti dell'autorità. Questo può riguardare appunto l'autorità al lavoro, ma anche in altri settori, può riguardare come vi ponete nei confronti delle persone autoritarie e manipolative. È un momento in cui andare proprio in profondità a livello dell'anima e prendere delle decisioni. Decisioni come sradicare le erbacce definitivamente, quindi tagliare certi rapporti. Nel lavoro può significare proprio cambiare lavoro, quindi magari licenziarsi, oppure iniziare proprio a impostare rapporti e schemi completamente diversi da prima, quindi andando proprio in profondità in questo tipo di situazioni di rapporto con l'autorità. Poi vediamo cos'altro è importante quest'anno. Dal 22 marzo al 2 luglio troviamo Saturno in acquario nell'undicesima casa. Questo riguarda un po' le connessioni con un gruppo, una comunità, l'appoggio che potete ricevere all'interno della società, di una comunità, quindi ci sarà l'opportunità di lavorare in gruppi, che potrà essere molto fruttuosa. Potete anche, diciamo, proprio trovare persone con cui fare qualcosa di tangibile. Oppure anche portare i vostri talenti, la vostra esperienza ad un pubblico più ampio, sfruttando magari l'ausilio dei social media. Quindi ci potrà essere un impatto comunque nella vostra sfera lavorativa e non solo. Dopodiché, in generale, ecco, ci saranno dei momenti di congiunzione tra Giove e Plutone, questo succederà il 4 aprile, il 20 giugno e il 12 novembre. Vi consentiranno di trovare la vostra
forza interna, la forza interiore per ottenere ciò che per voi è importante. Giove rappresenta l'abbondanza, quindi può essere abbondanza nel senso di soldi, di maggiore armonia nelle relazioni o di maggiore soddisfazione nel lavoro. Quindi saprete voi migliorare gli aspetti che per voi contano. Quindi supererete qualunque cosa voi stiate affrontando se sarete capaci di lasciare andare le paure. Poi c'è un altro aspetto interessante. Tra il 13 maggio e il 25 giugno troviamo Venere in aspetto retrogrado in Gemelli, quindi nella terza casa. La terza casa riguarda cosa ci piace, cosa ci diverte. Quindi sarà l'opportunità per imparare qualcosa di nuovo che vi piace, oppure, siccome il pianeta retrogrado, tornare a qualcosa che vi piaceva un tempo. Può trattarsi anche di un amore che torna dal passato o amici, amicizie dal passato. Poi abbiamo un'eclissi solare in Cancro il 21 giugno, quindi significa qualche cambiamento nel vostro ambiente, nella vostra casa, appunto come cambiare casa o addirittura cambiare paese. E abbiamo invece il 2 di luglio, anzi dal 2 di luglio fino a dicembre, Saturno nella decima casa. Saturno vi ricorda che cosa è importante per voi, anche magari a rischio di essere impopolari nei confronti degli altri, ma ricorda l'importanza di prendere decisioni e di tagliare certi rami secchi. Poi un altro momento importante, il 5 luglio, un'eclissi lunare nella decima casa. E riguarda sempre quello che volete fare nel mondo, quindi il tema di cui ho parlato all'inizio, no? Che le eclissi riguarderanno un po' la quarta, un po' la decima casa. Quindi può essere quello che volete fare nel mondo a livello lavorativo, ma non solo. E poi un altro aspetto importante di quest'anno sarà quello di Marte retrogrado nella prima casa, quindi in Ariete, dal 9 settembre al 30 novembre. Sarà un momento di riflessione, di opportunità di trovare il vostro fuoco dentro, la vostra vera passione e quindi cercare di metterla a frutto. Innanzitutto però una cosa che riguarda voi stessi, un discorso interno a voi stessi. Il 13 novembre un'altra data, un'eclissi lunare nella terza casa. E se la uniamo a un'altra data saliente che è il 14 dicembre, dove c'è un'eclissi solare nella nona casa, quindi e abbiamo eclissi lunare nella terza casa e un'eclissi solare nella nona casa. Allora, terza casa Gemelli, nona casa Sagittario, riguarda tutto ciò che ha a che fare con l'imparare, l'insegnare, il condividere, lo scrivere, il pubblicare, il comunicare, quindi nuove avventure. Potrete sfruttare questo momento favorevole alla comunicazione, se avete qualcosa da pubblicare o se volete scrivere qualcosa, tutto ciò che riguarda l'ambito di comunicazioni, insegnamenti, eccetera. Poi ci sarà una congiunzione in acquario, allora dal 17 dicembre. Saturno entra in undicesima casa e il 20 dicembre
Giove entra nell'undicesima casa, il 21 dicembre si congiungono appunto in acquario, undicesima casa acquario. E questo tipo di evento non succede dal 1400, per cui è molto rilevante anche nell'ambito più ampio della società, ci saranno opportunità per fenomeni come investigazioni sugli extraterrestri, ciò che riguarda il lavoro all'interno di una comunità più ampia. E quindi questo aspetto è molto molto particolare. Inoltre, tenendo conto che Urano sarà nella seconda casa, ci potrebbe essere proprio l'opportunità di nuovi lavori e un'opportunità di essere comunque più in vista, per una trasformazione. Ecco, quindi quest'anno, è un anno che da una parte, c'è la quarta casa, dall'altra l'undicesima, che indica proprio il nostro status sociale, come ci percepisce il pubblico, le opportunità di muoverci nel mondo in una maniera diversa, di acquistare più rilevanza, più notorietà. Quindi, tutto questo però sostenuto, come dicevo, da altri aspetti che riguardano prima una vostra ricerca profonda, scelte che prima potete compiere appunto e dovete compiere nel profondo, e poi ci saranno questi risvolti appunto in un ambito sociale e pubblico. Questo è tutto per l'oroscopo dell'Ariete per l'anno 2020. Ci vediamo con i video dei prossimi segni zodiacali e anche con i video delle previsioni di gennaio 2020. Con calma e pazienza farò tutti i video. Nel frattempo vi saluto, iscrivetevi al mio canale se vi piacciono i miei video e cliccate sulla campanellina per attivare le notifiche, così rimarrete sempre aggiornati.